Vieni, vieni. No. Vieni. Dai, accomodati. Oh, quanta eleganza. Vieni, sei carinissimo così. Io mi devo sbottonare perché non ho il tuo fisico. Sbottonati pure, stai comodo. Dicembre in arrivo ed ecco per voi il video delle uscite dei giochi da tavolo. Questa cosa un po' per le gambe mi sbottona di più, volevo essere positivo, ma parliamoci chiaro, non lo posso tenere sbottonato, non c'ho il fisico. Direi che è il primo mese finalmente di tranquillità. Di calma. Qualcosa c'è ma non troppo. Esatto. Partiremo con la prima parte del video, andremo a dire tutti i titoli che sono slittati nelle prime due uscite, uscite di ottobre e uscite di novembre. Poi vi diremo le poche novità che ci saranno per il mese di Natale. Vuoi partire tu? No, parti tu. Ok. Sì. Parto come al solito dalla nostra amica Asterion, che fa sempre tante uscite. Inizio subito con titoli che già vi abbiamo portato il mese scorso, che sono l'espansione Zombicide, No Rest for the Witched Wicked, sbaglio sempre, è la seconda volta che lo dico. Il gioco è sempre da 1 a 6 giocatori, 60 minuti, questa espansione dovrebbe inserire nuove miniature, nuove tipologie di mostro e nuovi scenari. Tra i titoli slittati al mese di dicembre c'è This War of Mine, racconti della città in rovina, già detto nel video scorso. Slittato nel mese di dicembre, il gioco è da 1 a 6 giocatori, 45-120 minuti, 18 più. E slittano anche le 4 espansioni di Massive Darkness, vi dico velocemente i titoli e sono... Stregoni contro Lord Tusk. 1. Una missione di lava e cristalli. 2. Rattling. 3. E Assassini della Luna contro Elephant. 4. Queste 4 espansioni dovrebbero inserire ognuna di loro anche qui nuove miniature e nuove campagne per l'omonimo gioco. Tokyo Highway, ve l'ho accennato nella scorsa puntata, un gioco da 2 a 4 giocatori, 30 minuti, 8 anni in zoo. Poi ci sono Il Trono di Spade e Piove delle Isole, 2 a 4 giocatori, 60-120 minuti, 14 anni in zoo, espansione per il gioco di carte. E Rising Sun, Kami Unbound, gioco da 3-5 giocatori, 90-120 minuti, espansione che trasforma i Kami in una razza giocabile. Poi c'è i Rise Stand, 2-6 giocatori, 180-360 minuti. Sì, 6 ore, è un turno di lavoro. Poi Twilight Imperium, quarta edizione. Chi non conosce Twilight Imperium? Hanno alzato la mano, lui e il regista là dietro, cioè è incredibile. Io ho alzato la mano perché mi stavo detto di alzare la mano. Ah, ok. A me pure. Twilight Imperium è un must. Anche questo, se ti metti a sedere e ci giochi, devi giocare dalle 4 alle 8 ore. Dai 3 ai 6 giocatori. Non è una giornata di lavoro, ma è un full time. Un full time, è un full time. E per richiudere la sessione dei giochi che sono slittati, una sessione importante, sì, ci aggiungiamo della MS Edizioni Fujitai. Sì, ne avevamo parlato. Ne avevamo parlato nello scorso video, è slittato e uscirà questo mese. Iniziamo quindi la parte del video più interessante, cioè la parte dei nuovi titoli, le uscite ufficiali di dicembre. Inizio con la Jovix che ci porta finalmente l'edizione italiana di CO2 Second Chance. È un gioco che io ho avuto la prima edizione e non vedo l'ora che esca. Il prezzo che abbiamo visto a Lucca Comics, secondo il mio parere, ne vale la pena perché è pieno di miniature, è stato rifatto nei dettagli molto molto bene e secondo me rende l'esperienza di gioco più completa. Il gioco è di Vita alla Sierda, è un gioco da 1 a 4 giocatori che dovrebbe durare all'incirca dai 90 ai 100 minuti. Parla praticamente del pianeta, delle emissioni di CO2 e del fatto che ci sono delle catastrofi imminenti per colpa di questo CO2, la temperatura si alza. Diciamo che è un gioco di attualità, si parla spesso di questi temi in TV ultimamente. Quindi con la nuova edizione, con le miniature, con le tesserine, con la forma delle fabbriche, insomma tutto ben dettagliato, secondo me crea un bel ambiente in gioco sul tavolo, quindi ve lo consiglio. Continuiamo quindi con la giochi, con un'altra novità di dicembre, un gioco di Daniele Tascini, tra l'altro playtestato da noi, ma non da noi. Non c'è, dai Rolling Games, noi due non c'eravamo a playtest. Teotihuacan. Giusto? Si dice così? Che per quello che ho capito io sì, regia ci fa un cenno. Bel cenno, grazie, rassicurante.
Allora, un gioco da 1 a 4 giocatori, dalla durata di 90 minuti, da 14 anni in su. Di cosa parla? È un gioco strategico di gestione delle risorse e dei lavoratori, di pianificazione e capacità di adattamento. Esatto. Ogni giocatore comanderà un gruppo di operai, saranno impersonati da dei dadi, okay, e si muoveranno intorno a un tabellone modulare per cercare, diciamo, di sviluppare tecnologie e sollevare la magnifica piramide del sole. Ok, un grande competitivo. Esatto. Passiamo all'Asmodi con una nuova collega che è qui al nostro fianco. Prego la regia di inquadrarla, vai, per favore. Vai. Muoviti piano che si potrebbe agitare. Ecco qui, lei è la nuova collega. E quale migliore occasione, no, per lanciare questo gioco? Bears and Babies, considerato che questo animale qui è un cane ma assomiglia a un orso. È un gioco da 2 a 5 giocatori, da 20 minuti, 10 anni in su. Di cosa parla questo gioco? Appunto, tu te lo compri sicuro? Te lo compro, certo, 100%. Dagli autori di Exploding Kitten, già, è già lì, non c'è nulla da dire. Però qui si parla di orsi contro dei bambini. C'è scritto questo, perlomeno. È un gioco di carte in cui puoi costruire incredibili orsi che mangiano orribili bebè. Non lo so, però a me piace l'idea. Cioè, dire questo, a te piace? Cora, mi presento Cora. Lei è Cora innanzitutto, eh? È la nostra. Noi cerchiamo di essere seri, ma poi non vedi che succede. Andiamo avanti e passiamo alla casa di Pan di Zenzero. Un gioco da due. No, c'è sempre un titolo che in ogni video. Comunque non c'è nulla da mangiare, perché è un gioco da 2 a 4 giocatori, dalla durata dei 30 minuti, dagli 8 anni in su. Il gioco riprende un po' la storia fiabesca, parla di tutti questi personaggi delle fiabe che passano e mangiano la sua casa di Pan di Zenzero. La strega giustamente si incazza. Un giorno quindi che cosa fa? La strega decide che ne aveva abbastanza di questi scrocconi, li chiamano così, e preparò un piano per sbarazzarsi di loro una volta per tutte. Mi sembra bello. Assolutamente sì. Un suggerimento. Puoi dire alla signorina di mandare la proposta? Grazie. E continuiamo con un'espansione adesso. L'espansione del gioco di Arkham Horror, un gioco di carte. Ok. Come si chiama questa espansione? I Guardiani dell'Abisso. Quindi introduce nuovi scenari e sempre quelle nuove espansioni. È un'ennesima espansione del gioco. E continuiamo con Unlock Exotic Adventure. Ti sprechi le mani. Abbiamo la squadra pronta qua. Siamo tutti pronti ad affrontare i modi. Abbiamo finito tutte. E mo anche queste tre fine. Da 1 a 6 giocatori, 60 minuti la partita, da 10 anni in su. Tre nuove storie. Sì. Una si chiamerà La notte degli uomini ombra. La seconda, L'ultimo racconto di Shahrazad. Bene. È la settima. E la terza è La spedizione Challenger. E con questa l'Asmodi conclude e adesso passiamo alla Cranio. Alla Cranio Crescita. La Cranio Crescita abbiamo trovato nella parte news questi due titoli. Pixomania, gioco da 3-6 giocatori, 30-45 minuti, dagli 8 anni in su. Com'è? È Pictionary. Cioè ogni giocatore dovrà disegnare una carta che potrà vedere solo lui. Nel frattempo sul tavolo tutti disegneranno, faranno la stessa cosa, disegneranno la loro carta. E nel frattempo bisogna guardare gli altri disegni e indovinare prima possibile qual è l'altro, qual è la particolarità, una possibilità sola, se sbagli non puoi più indovinare. L'altro invece si chiama Nimble. Il gioco è basato su colori e rapidità, un po' alla, per chi conosce già lo Speed, bisogna buttare giù una carta, quando la carta, il colore della carta riporta col simbolo, bisogna prendere la carta, il primo che finisce il proprio mazzetto è il vincitore. Gioco da 2-4 giocatori, 6 anni in su, 5 minuti di tempo si dice il gioco, quindi proprio un fast game. Esatto, il tempo di apparecchiarlo, di portarlo via. E con questo abbiamo finito. Questo mese erano molte meno le uscite. Noi ci rivediamo semplicemente i primi di gennaio con le uscite. Non lo faremo a fine anno per visto le ferie, visto anche probabilmente le poche uscite che ci saranno. E quindi ripartiremo da gennaio con il mese di gennaio. Esatto. E niente, per mi rivedranno con la giacca che tu che dici. No, sarebbe meglio vederti vestito da Babbo Natale, sinceramente. Però vabbè, si può fare. Male che va la Befana. E comunque ci rivedremo per altri video, per gli auguri di Natale su tutti i social. Esatto. Perché ci saremo. Se non ci siete, andateci a trovare su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Guardiamo se mi dici un'altra.
Telegram. Oh, Kaiser, è vero. Io dicevo YouPorn. Chiudiamo. Chiudiamo con questo. Sì. Ciao, invece. Ciao ragazzi. Arrivederci. If we sail a little bit higher. Ci ho messo la giacca, ma sto così.